come volevasi dimostrare, la corsa campestre o cross che dir si voglia in Toscana parla lucchese, senza alcun dubbio. La probante conferma e a suon di risultati è arrivata dalla seconda e decisiva prova del campionato regionale di cross country, svoltosi nella splendida cornice degli spalti delle mura urbane di Lucca ed organizzato come sempre in modo impeccabile dalla Virtus Cassa di Risparmio. Oltre 900 atleti ed atlete provenienti da tutta la Toscana hanno animato la lunga e bella mattinata, lietata anche da un confortante sole. Si gareggiava sia per il settore promozionale che agonistico e si assegnavano i titoli a squadra. Quello assoluto è andato al gruppo podistico Parco Alpi Apuane, che vista il successo del 2014 e conquista il quarto alloro, considerando anche le vittorie del 2010 e del 2013. La squadra del presidente Graziano Poli ha amministrato il buon vantaggio accumulato a Cecina. Assente Stefano Scaini, i biancoverdi hanno piazzato Giorgio Scialab al terzo posto, Andrea Pranno al quinto e Daniele Del Nista al sesto, nella gara vinta da Davide Ragusa dell'Atletica Futura. Ora l'obiettivo importante sono i campionati italiani di Fiuggi del 15 marzo, dove si spera in un podio. Sul resto del fronte è da notare la vittoria in campo femminile delle bravissime atlete del gruppo sportivo Lammari, che addirittura dominano da ben 8 anni. Complimenti! Nel settore giovanile, argento della Virtus tra gli juniores, con successo individuale del solito Said Ettachi, e piazza d'onore anche del gruppo sportivo Orecchiella tra gli allievi. Sì, sui prati delle mura urbane è stata davvero una sinfonia tutta lucchese.